È settembre. L'estate è finita. Anche Bistory è finito. Ma solo la seconda serie. Non è finito perché questa è un'altra puntata, ma una puntata speciale. Una puntata fatta di backstage. Una puntata fatta di opinioni. Una puntata fatta di anticipazioni. Una puntata disegnata per tutti i fan di Bistory, ma soprattutto per i fan di Bistory terza stagione. Bistory è un racconto di vita e di morte. Un bisturi che indaga il lato B della storia, piena di grandi personaggi potenti e carismatici raggiunti dall'oblio o dalla leggenda dopo una fine incredibile. Idoli cruenti, amanti disperati, utopisti condannati, folli creatori di bellezza in un racconto pieno di verità e immaginazione. Alla ricerca di quel foglio dimenticato, dove è la storia a scrivere le storie. In tutte le puntate di Bistory c'è una sola voce che racconta le storie dalla storia. Ma oggi raccontiamo la storia delle storie e quindi una voce non è abbastanza. Perché questa voce è la voce del creatore dei suoni e dell'atmosfera di Bistory. Il grande regista Sebastian Paolo Righi. Mentre l'altra voce, quella che conoscete bene, è del nostro narratore di Bistory, Andrea W. Castellanza. Che cosa vi raccontiamo in questa puntata speciale? Vi raccontiamo alcuni retroscena delle 17 puntate precedenti delle due serie di Bistory che avete potuto ascoltare sul nostro podcast diffuso in tutte le piattaforme podcast possibili e quindi su Spreaker, su Apple Podcast, su Spotify, su Alexa e quindi ovunque sia possibile ascoltare un podcast. Perché Bistory è sicuramente bello da ascoltare, ma realizzarlo è una vera sfida per riuscire a rendere l'esperienza di Bistory veramente immersiva e veramente un percorso per mano nei meandri della storia. E quindi la storia della storia di Bistory è quella di due amici che decidono di inventarsi un podcast che parli del lato B della storia. Andiamo a rivedere che puntate, anzi a risentire che puntate abbiamo preparato per voi e che potete ovviamente riascoltare quando volete. Alcune di queste sono delle puntate su personaggi famosi, altre sono delle puntate su personaggi meno famose, altre sono delle puntate su un insieme di personaggi, intere famiglie di personaggi che vi hanno tenuto compagnia in quasi un anno, anzi più di un anno di programmazione. E stiamo preparando per voi, in attesa tra l'altro del grande evento del Festival del Podcast del 12 ottobre del 2019, la terza serie di Bistory, che ovviamente sarà online e on air anche su neverwasradio.it e che sarà appunto la nuova serie in partenza dal giorno 7 di novembre del 2019. Altre 8 puntate per voi ogni settimana, non con la cadenza mensile dell'estate, ma con la cadenza settimanale delle prime due serie da 6 puntate. Io mi sento di ringraziare tantissimo i nostri ascoltatori, soprattutto per la passione e per averci portato in vacanza con loro. Infatti è stata davvero una sorpresa vedere la crescita e la passione con cui Bistory è cresciuto in tutte le sue puntate, raggiungendo la, penso, incredibile cifra di 50.000 ascoltatori durante quest'estate. Ma soprattutto la cifra complessiva in queste appunto 15 puntate registrate e 2 puntate live di ben 200.000 download. Una cifra incredibile che ci porta ad avere giornalmente tra i 1.500 e i 2.000 download veramente ogni giorno, tutti i giorni.
un risultato veramente incredibile, non soltanto per quanto riguarda il tema. Ovviamente la storia è un tema un po' magari particolare, che può piacere ma che può anche non piacere, diversa dall'attualità, ma che forse per come l'abbiamo confezionata è veramente piaciuta a tutti. Beh, è interessante vedere anche come gli ascolti siano spalmati quasi uniformemente sulle puntate. Iniziamo da questo piccolo backstage. Vediamo un po' quali sono state le puntate più apprezzate dai nostri ascoltatori. E le commentiamo poi. Le commentiamo volentieri. Al primo posto, ormai da sempre, abbiamo Giuliano De Medici. Infatti, ad esempio, la puntata su Giuliano De Medici ha avuto migliaia di ascoltatori. Così come la puntata dedicata alla fine della dinastia dei Medici. Molto probabilmente i nostri amici in Toscana ci vogliono davvero bene. Beh, i Medici non sono soltanto in Toscana, nel senso che non l'abbiamo raccontati ancora, forse magari li racconteremo, ma sono stati la famosissima regina di Francia, anzi due regine di Francia della famiglia dei Medici, e quindi questa dinastia così importante che rimane nella nostra mente, che ha avuto una fine incredibile all'inizio del Settecento, ci riporta un po' forse a quei ricordi scolastici che però quando eravamo a scuola non ci piacevano tanto, mentre qui, raccontando quali erano le benefatte e le malefatte di una famiglia del genere, ci portano ad essere più concentrati sulla narrazione. E quindi sicuramente i Medici, dobbiamo ringraziare i Medici perché sono uno dei nostri pezzi forti. Ma un altro pezzo fortissimo è Napoleone II. Certamente, sì. Io sono andato a fare una sorta di pellegrinaggio bistoriano a Vienna, e tra i piccoli reperti di Napoleone, esatto, c'è il cuore, e c'era anche un bellissimo dipinto a Schönbrunn. Spero di aver detto giusto. Assolutamente, Napoleone II è questo un personaggio che pochi conoscono, e che forse per il traino del nome di suo padre è riuscito ad essere sicuramente uno dei protagonisti più scaricati, più ascoltati dei nostri podcast. Ma anche, e qui inseriamo un elemento di innovazione, sono piaciuti molto i nostri due podcast live sulla conquista dello spazio, un po' diversi rispetto alla narrazione classica di Bistory, quindi non c'è una partenza con un omicidio o un mistero della storia, ma in occasione del 50° dell'allunaggio, proprio al festival di Nevolous Radio, abbiamo fatto questi due podcast live che hanno avuto un successo incredibile anche in versione, diciamo, scaricabile, dove abbiamo raccontato appunto la storia dello spazio dal primo Sputnik, dal primo satellite in orbita, fino al primo piede umano su un altro corpo celeste. E devo ammettere che realizzare tutte le atmosfere di Bistory live è difficile tanto quanto ricordarsi intere parti o riuscire a dare la giusta cadenza, anche per arringare tantissimi ragazzi che, finito un concerto, si sono seduti in riva al lago ad ascoltare i nostri racconti. Ed è stato davvero bellissimo avere questo contatto diretto col nostro ascoltatore. Qualcuno ci ha chiesto perché la storia dell'allunaggio e della conquista dello spazio è stata proprio ambientata con questa cornice di due bambini che fin da piccoli sulla riva di un lago guardano le stelle. In realtà è stato tutto costruito proprio perché quel live è stato fatto su un palco, esattamente sul bordo di un lago, il lago di Comabbio, in una serata post concerto dopo mezzanotte, proprio sotto una coperta di stelle. E questo è stato sicuramente uno dei punti più alti di Bistory in queste due stagioni. Ricordiamo, anzi non ricordiamo perché non l'abbiamo mai detto, ma diciamolo, che uno dei progetti futuri di Bistory sarà proprio quello di creare dei podcast live, degli eventi, diciamo, quasi di narrazione teatrale con effetti speciali, di DJ set di atmosfere, voci e racconto su episodi curiosi della storia delle storie. A litigarsi il podio anche due personaggi quali Yukio Mishima e Tupac Amaru. Diciamo un po' quel sapore esotico alle nostre puntate.
Certo, perché la storia non è soltanto storia del nostro vicinato e nella terza serie di Bistori ci sarà uno spazio particolare per raccontare delle storie della storia non europea e quindi con quel tocco di esotico che abbiamo tra l'altro toccato anche con la storia del Capitano Kidd, uno dei più famosi e celebri pirati della storia, il pirata dell'Isola del Tesoro, ma anche un po' con la storia di Louis Mountbatten, che è stato l'ultimo viceré di India. Cercare di cogliere le atmosfere anche che esistono lontane da noi, non soltanto nel tempo ma anche nello spazio, sarà uno degli obiettivi della prossima serie di Bistori. Ricordiamo anche invece un personaggio un po' incredibile che ha bucato le vostre cuffie e è venuto a farvi compagnia e a farvi un po' sognare, ovvero Harry Houdini, che è stata una scelta un po' azzardata, un personaggio davvero molto conosciuto che ha fatto una fine davvero inaspettata. Io lo devo ammettere, ho scoperto come è morto Houdini leggendo il copione della puntata. Ovviamente non lo diciamo per quelli che magari non hanno ancora sentito la puntata, ma Houdini è assolutamente un personaggio che per tutta la vita, questo non spoileriamo nulla dicendo che è il più famoso illusionista della storia, per tutta la vita ha ingannato la morte e l'occhio umano con trucchi di tutti i generi, cercando di sfuggire da catene, essendo gettato dentro cascate, sembrando così morto da un momento all'altro per affogamento, eppure la sua morte racconta qualcosa di lui che non c'entra assolutamente nulla col suo essere mago e illusionista. Ma quell'atmosfera di magia ci viene riportata da una voce, questo è un piccolo spoiler, che è la voce della moglie che sentiamo nel podcast di Bistori. Nella registrazione originale, eh? Houdini did not come through. My last hope is gone. I do not believe that Houdini can come back to me or to anyone. Sicuramente torneranno anche le donne con dei personaggi molto particolari. La storia delle donne è sicuramente un elemento fondamentale della storia dell'umanità, non tanto perché le donne non siano importanti nella storia della storia, ma perché purtroppo soltanto negli ultimi decenni, forse negli ultimi 50 anni, in tutto il mondo le donne hanno avuto il ruolo che hanno meritato durante la storia dell'umanità. Purtroppo precedentemente poche donne hanno raggiunto il potere politico, hanno raggiunto la popolarità, se non qualche nobildonna o qualche regina. Ecco, noi abbiamo cercato di trovare delle donne che invece hanno contrassegnato con la loro presenza, positiva o negativa, come tutti i personaggi storici, la storia dell'umanità. E ne troveremo ancora nella terza serie. Un personaggio che mi ha assolutamente affascinato, e su questo vorrei anche poi raccontare qualcosa della scelta musicale, è stato sicuramente Massimiliano del Messico. Nel mio viaggio a Vienna ho visitato la tomba, che è a Vienna, ma come ben sappiamo, sia dei quadri di Manet che dal nostro racconto, è stato fucilato in Messico. Assolutamente sì, è uno dei personaggi, come dire, base dell'atmosfera del romanticismo, del tardo romanticismo, perché è morto poi all'inizio della seconda metà dell'Ottocento, ma è un personaggio che ha cercato di portare una sua idea di nobiltà, una sua idea di sovranità, una sua idea di regalità in un posto così lontano ed esotico, cercando di portare anche dei valori positivi e finendo malissimo. Per chi vuole saperne di più di Massimiliano del Messico, così come abbiamo fatto spesso nella nostra pagina Facebook, una specie di vademecum fotografico dei luoghi di Bistori, sicuramente il luogo di Massimiliano del Messico è molto vicino, perché è il castello di Miramare a Trieste, che è stato il luogo che Massimiliano e la moglie hanno voluto costruire e che purtroppo non hanno potuto godersi come forse meritavano. Una piccola curiosità, un piccolo backstage della scelta musicale: la puntata di Massimiliano del Messico inizia quasi totalmente con l'ascolto del Deguello. Questo brano è un brano che non so se è leggenda o se è un fatto storico. Il generale Santana fece suonare da una tromba per tutta la notte prima dell'ultima battaglia di Alamo nel 1836. Era un canto di morte, non avrebbero fatto prigionieri. Quel canto è stato riproposto anche
in un film molto importante, parlando del western americano, ovvero in Un dollaro d'onore, Steve Burdell faceva lo stesso contro lo sceriffo, interpretato niente po' di meno che da John Wayne. Ho deciso di metterlo perché quei quadri di Manet mi hanno ispirato. Qualcosa era nell'aria, nessuno sarebbe uscito vivo. E quindi il deguello, essendo oltretutto circa 30 anni dopo la battaglia di Alamo, mi sono sentito di inserirlo in quella puntata. A proposito di scelte musicali, molto interessante, e anche la scelta musicale che hai fatto per raccontare Louis Mountbatten, soprattutto nel periodo indiano della sua vita. Mountbatten è un personaggio inglese, un personaggio importante, contemporaneo. Il suo, forse la persona a cui era più affezionato, è un personaggio dei nostri tempi, che è il principe Carlo d'Inghilterra. E nella sua vita ha avuto l'avventura di essere l'ultimo viceré d'India e il primo governatore generale della Repubblica Indiana, e quindi queste atmosfere indiane sono state rese all'interno del podcast con una musicalità del tutto esotica, un pochino come abbiamo detto per quanto riguarda Tupac Amaru e Yukio Mishima. A partire da Tupac Amaru ho scelto, visto la difficoltà di recuperare dei suoni tipici, dei canti tipici, delle musiche, delle melodie tipiche inca, ho scelto di cercare nell'internet brani realizzati live, magari da artisti di strada, magari da piccole band folk che i turisti riprendono durante i loro viaggi, per cercare la sonorità vera e propria di quel luogo. Per quanto riguarda l'India, ho usufruito, e qua voglio ringraziare fortemente il sito FMA, Free Music Archive, che rilascia tonnellate di musica free e utilizzabile per i podcast, di diversi soundscape, quindi di suoni registrati all'interno di templi, di luoghi di culto, ma anche di bazar, appunto registrati in India, con dei microfoni molto potenti. Anche in quel caso l'immersione ha fatto la padrona. Ho scelto di portare il nostro ascoltatore ad ascoltare il racconto di Bistori non dal suo divano di casa, ma appoggiato su un cuscino in un tempio indiano. Un'altra cosa che abbiamo fatto all'inizio, che poi abbiamo deciso scientemente di tenere separato dal bistori tradizionale, ma che forse in futuro potremo riprendere, sono degli extra che abbiamo chiamato distopi. In realtà non sono delle vere e proprie distopie. Distopia è un racconto futuro alternativo abbastanza peggiorativo rispetto alla realtà. In realtà i nostri distopi sono un po' delle distopie, un po' delle ucronie, cioè degli spostamenti temporali che cambiano il corso della causa e dell'effetto della storia. Ne abbiamo costruiti alcuni raccontando come sarebbe potuto finire quell'episodio storico relativo a quel personaggio se quel personaggio non fosse morto. Forse il più bello di tutti, e poi ve lo facciamo sentire, dura pochi minuti, è proprio quello relativo a un grandissimo scultore svizzero che noi consideriamo italiano ma che in realtà è di nascita svizzera, che è Borromini. E quindi il distopio su Borromini è questo. We'll be right back.
quella che avete ascoltato in Bistory, è la versione ufficiale, quella scritta nei libri di storia con la S maiuscola. Ma ci sono altre storie, questa volta con la S minuscola, che si sarebbero potute raccontare, grazie ad una variazione leggera dell'energia nell'aria o per colpa di un battito d'ali di una farfalla lontana. Borromini, il 2 agosto 1667, dopo essersi trafitto con una spada nel fianco, in bilico per una giornata intera tra la vita e la morte, miracolosamente sopravvive. Sembra per qualche giorno, poi per settimane, scongiurando il dissanguamento e la cancrena. Ci vogliono più di 2 anni perché Borromini torna in forze. Il nuovo Papa, Clemente X, si ricorda di lui. È un giorno particolare, il 15 maggio 1670. Borromini è invitato al Quirinale. A lui si devono gli onori da cavaliere qual è in udienza privata dal Papa. Quando entra nella sala urbana, dove proprio Urbano VIII Barberini teneva le sue udienze, Borromini è senza parole. Di fronte a lui, inginocchiato davanti al pontefice, c'è Gian Lorenzo Bernini. Non si vedono da qualche anno, ma si disprezzano ancora fortemente. L'impeto è quello di andarsene, ma sono davanti al Papa, vecchi, coi capelli incanutiti, uno sgarbo del genere al pontefice. È impossibile. Ora sono in ginocchio, uno di fianco all'altro, davanti a Papa Altieri che li benedice. Poi inizia a parlare. Voglio che progettiate un enorme altare all'unisono, tra i fori e il Campidoglio, perché Roma, patria della Chiesa, sia glorificata. Borromini e Bernini, forzati dall'iniziativa del Papa, devono soccombere e lavorare insieme. L'altare della patria della Chiesa, in quella che oggi è Piazza Venezia, svetta con enormi colonne barocche e il giallo del travertino, sui fori imperiali e sul fianco del Campidoglio. La statua benedicente di Clemente X svetta al centro, sopra il basamento, e sotto si trova la sua tomba, con la fiamma eterna guardata 24 ore su 24 da 2 guardie svizzere in alta uniforme. Al cospetto della tomba del Papa, uno a sinistra e l'altro a destra, inginocchiati deferenti verso il tumulo del pontefice, 2 sculture, col volto fiero di 2 uomini anziani, ma dallo sguardo penetrante. Le 2 statue hanno una incredibile peculiarità. Non guardano la tomba del Papa, ma si guardano reciprocamente. A destra Gian Lorenzo Bernini, a sinistra Francesco Borromini. Abbiamo appena ascoltato il Distopi di Borromini. Un altro Distopi che personalmente ho amato è quello di Napoleone II. Chissà come un altro dei nostri beniamini, ovvero Cesare Battisti, avrebbe reagito a quel Distopi. Ma sarebbe stato bello forse raccontare anche un Distopi su Battisti. Battisti, un eroe, forse il più grande eroe italiano della Prima Guerra Mondiale, ma considerato da qualcuno un traditore, da qualcuno che stava dall'altra parte del fronte, è comunque considerato uno dei personaggi più unificanti della storia d'Italia. Proprio nel Distopi su Napoleone abbiamo raccontato un'unione italiana nata proprio sotto la corona di Napoleone II, che in realtà non è stata. Ma non soltanto di Cesare Battisti abbiamo parlato, ci sono altri 2 personaggi, 2 puntate molto interessanti, che sono Ludwig, il famosissimo, forse tra tutti i personaggi che abbiamo raccontato è veramente quello più conosciuto, più famoso, che è il famoso re pazzo di Baviera, e il più grande cuoco della storia della cucina francese, cioè Vatel, protagonista tra l'altro anche di un famosissimo film con Gérard Depardieu, che se avete sentito il podcast e vi è piaciuto vi consiglio di vedere, perché è veramente un bellissimo film. Certamente, dei colori pazzeschi che speriamo di aver raccontato bene con le nostre musiche. Assolutamente. Vatel quindi un personaggio a tutto tondo, perché nell'epoca in cui ha vissuto, quindi alla corte o comunque in corte, in una corte vicina a quella del Re Sole, lo splendore anche del cibo diventava un elemento di ricchezza che contraddistingueva la regalità del re più importante della storia di Francia. E quindi per conoscere meglio come funzionava la corte, una corte che poi si è trasformata nella corte negli anni successivi, nei decenni successivi anche di Maria Antonietta, così famosa, è importantissimo sapere che cosa questi uomini di corte, questi re così leggendari, mangiassero attraverso l'opera indimenticabile di François Vatel.
Ecco, questa piccola anticipazione che vi abbiamo fatto in questo backstage puntata speciale di Bistory verrà assolutamente ingrandita anche dal punto di vista tecnico, parlando di narrazione e del mix perfetto tra la narrazione sonora della voce e la narrazione sonora dei rumori e delle musiche, nel nostro intervento il 12 di ottobre al Talent Garden Calabiana di Milano al Festival del Podcast. Siete tutti invitati a partecipare, coloro i quali di voi sono appassionati di podcast, ma anche chi magari ha incontrato i podcast da poco, non li conosce così bene, perché lì ci sarà veramente il massimo e il meglio del podcast italiano attuale. Siamo molto felici di partecipare con un nostro speech la mattina del 12 ottobre, quindi vi aspettiamo. Oltretutto vorrei fare un ringraziamento e non vedo l'ora di essere insieme a loro sul palco, ovviamente ad Andrea Ciraolo, Francesco Tassi, Marco Putelli e Giulio Gaudiano per l'opportunità, ma anche per rendere più bello il mondo del podcasting. E non ci dimentichiamo della più grande autrice di podcast italiani, cioè Rossella Pivanti, che anche lei fa parte dello staff del Festival del Podcasting ed è appunto una delle voci più apprezzate di podcast italiani. Continuiamo a parlare di podcast, ma visto che parliamo di podcast ascoltiamo qualcosa e vi riproponiamo un micro Bistory che avevamo fatto a inizio stagione in una puntata live in diretta, quindi con un mio racconto a braccio. Uno dei personaggi che mi ha sempre affascinato di più dal punto di vista personale è Michelangelo Buonarroti, che tutti conoscono, che non è un personaggio da Bistory, ma un personaggio da Astory, mi verrebbe da dire, non da lato B ma da lato A della storia, forse, anzi sicuramente il più grande scultore che l'umanità abbia mai visto e uno dei più grandi artisti. Eppure tutto ciò che ha fatto Michelangelo nella vita ha avuto, oltre a una sua grande condizione di base di talento e genio incredibile, ha avuto un piccolo episodio che gli ha cambiato la vita quando era giovane e che ha cambiato la vita sua, di un'altra persona e probabilmente che ha influenzato tutta la sua esistenza artistica. E che cos'è? È un pugno. Ok. Un pugno che Michelangelo ha ricevuto quando aveva 15 anni, più o meno. Michelangelo è nato nel 1475, quindi potete fare voi benissimo il conto, più o meno tra il 1490 e il 1491, una cosa di questo genere. Michelangelo era a bottega, come si diceva, cioè stava imparando a fare il pittore nella bottega del Ghirlandaio. Ieri tra l'altro ero a Firenze e passando da Santa Maria Novella siamo andati a fare una veloce visita, ci sono degli affreschi bellissimi della scuola del Ghirlandaio, che era appunto un grande pittore ma che aveva una grande scuola. All'interno di questa bottega, che era finanziata da Lorenzo il Magnifico, abbiamo in Bistory 1 saputo la storia del fratello Giuliano de' Medici che condivideva il potere con Lorenzo, e all'interno di questa scuola c'erano questi ragazzini di grande talento. Uno era Michelangelo, l'altro era un ragazzino un pochino più grande, di 3 anni più grande, che si chiamava Pietro Torrigiani. Qualcuno lo chiama Torrigiano de' Torrigiani. Che differenza c'era tra questi due ragazzi? Una differenza classica che possiamo vedere anche in una scuola di oggi. Il Torrigiani era un ragazzo, ripeto, un pochino più grande, di 2 o 3 anni più grande, molto bello, molto alto, molto atletico, con una voce assolutamente affascinante, profonda, e che appunto aveva un carattere molto vivace, molto come direi un maschio alfa della sua epoca. Michelangelo invece era molto più piccolo, non bellissimo. Michelangelo era figlio di un componente della piccola classe amministrativa della Firenze, della Toscana di quell'epoca, era il podestà di Caprese, il padre di Michelangelo, e come dire, si sentiva un po' inadeguato, più piccolo, più bruttino rispetto a questo bellissimo Pietro dei Torreggiani. Il problema qual era? Che Michelangelo chiaramente era molto più bravo di Pietro dei Torreggiani e quindi Michelangelo si divertiva all'interno della scuola del Ghirlandaio a prendere un po' in giro gli altri ragazzi che stavano imparando l'arte, così dicendo che i suoi disegni erano più belli di quelli degli altri. Il Torreggiani però aveva, come dicevo, una personalità da maschio alfa e scherza oggi, scherza domani, nonostante fossero amici. A un certo punto, lui dirà poi qualche anno dopo, preso da una furia potente,
strinse un pugno e diede un pugno appunto fortissimo sul naso di Michelangelo, sentendone addirittura le cartilagini che si distruggevano. Da quel momento Michelangelo, ovviamente si parla della fine del 400, quindi non c'erano i chirurghi plastici, da quel momento il volto di Michelangelo rimane segnato per sempre. Michelangelo morirà a 89 anni e in tutti gli autoritratti e le raffigurazioni che noi vediamo di Michelangelo ha sempre questo naso camuso, schiacciato, storto. Che cosa succede? Che Michelangelo si sente ancora più brutto per questo naso, ma soprattutto che Torrigiani, visto che Michelangelo era il cocco di Lorenzo il Magnifico, viene esiliato da Firenze. Torrigiani passerà tutta la vita in giro per il mondo cercando di fare un po' il soldato di Ventura e un po' il pittore, lo scultore. È suo il monumento funebre che c'è a Westminster, se non sbaglio, di Enrico VII d'Inghilterra, e soprattutto morirà a un certo punto in Spagna, condannato dall'Inquisizione spagnola perché gli viene commissionata una Madonna. Lui scolpisce questa Madonna, ma il suo committente, invece di pagarla in fiorini italiani molto preziosi, lo paga in moneta spagnola. Il Torrigiani, vedendo questa moneta spagnola che era molto poco apprezzata, decide di dare un colpo di martello a questa sua Madonna, e questo suo committente non la prende molto bene, lo fa arrestare. Il Torrigiani è talmente nervoso, talmente furioso, che nel 1522 si lascia morire di fame in carcere. Oddio. Non è finita. Michelangelo per tutta la vita avrà questa specie di condizionamento rispetto alla sua immagine. C'è addirittura una teoria, e qui chiudo la storia del Torrigiano, che racconta che poi nel 1530, tra il 1535, insomma, già avanti negli anni, Michelangelo dipinge nella Cappella Sistina il Giudizio Universale. Sapete che a un certo punto c'è un San Bartolomeo, mi sembra, che tiene in mano la pelle, appunto, San Bartolomeo viene ucciso, martirizzato, scorticato vivo, e nel Giudizio Universale tiene in mano la pelle di se stesso. Nella pelle di se stesso c'è questo autoritratto di Michelangelo col naso rotto, raffigurato in questa pelle sospesa. Ma la cosa più bella è che Michelangelo rappresenta se stesso all'interno, facendo, se voi prendete il Giudizio Universale, c'è proprio una specie di, come dire, profilo del volto di Michelangelo che si può ottenere unendo i personaggi principali del Giudizio Universale con Gesù praticamente in mezzo alla fronte di questo schema a forma di, appunto, volto di Michelangelo. Chi c'è rappresentato dove Michelangelo rappresenta il proprio naso? C'è dietro San Pietro il sedere di un ragazzo piegato in due, e quel ragazzo ritratto è Pietro Torrigiani. E quindi, siccome i podcast e soprattutto i podcast di Bistory non devono superare i 30 minuti per una legge interna, adesso abbiamo l'ultima cosa da dire ai nostri ascoltatori. In realtà abbiamo una richiesta da fare. Allora, innanzitutto vogliamo sapere qual è stata la vostra puntata preferita e perché. È molto importante cercare di capire che cosa vi piace, capire quale lato della storia, quale periodo storico può essere interessante anche per costruire le prossime puntate, ma soprattutto vogliamo delle vostre idee. Parlateci di qualcuno, un personaggio, una morte particolare, scavate nella storia, stupiteci. Anche se non conoscete bene i personaggi, chiedeteci di conoscerli. In fondo siete 200.000 possibilità di trovare la storia giusta al momento giusto. Per contattarci è molto semplice, o nella nostra pagina Facebook, Bistory Podcast. Mettete like assolutamente, oppure via email bistory.podcast@gmail.com, oppure nei commenti di Spreaker, di Apple Podcast e di tutti gli altri supporti, Spotify, dove potete ascoltare i nostri podcast. Insomma, contattateci, Bistory si apre al suo pubblico. Ci avete amato, ci avete stupito, ci avete ascoltato, forse è il momento anche noi di iniziare ad ascoltare. Non ci muoveremo di qui fino a martedì 7 novembre, che è l'inizio della terza stagione di Bistory, storie dalla storia.